Date uno sguardo in giro a parenti, amici o sconosciuti, al bar come su un treno o in ufficio. Siamo costantemente incollati al cellulare, che invece di renderci liberi ci ha schiavizzato. Non solo ci rintracciano ovunque, ma non possiamo farne a meno. Non stacchiamo mai, neanche a casa. Aumentano le ore passate a guardare lo schermo per adulti e ragazzi, con effetti collaterali per il fisico e per la testa. Gli esperti non hanno dubbi, siamo diventati schiavi dello smartphone e l'uso smodato dei telefonini ha un riflesso nella vita sociale. Dove si mangiava in compagnia, ora ci si distrae tra un piatto e l'altro con un messaggio in chat, spesso a scapito della conversazione. Dove si leggeva il giornale, ci si accontenta di scorrere velocemente le notizie sullo schermo del cellulare. A raccontarne i disagi fisici e psicologici sulla popolazione americana è un articolo del New York Times, letto da migliaia di utenti in una manciata di ore. Un altro studio riportato dal quotidiano La Repubblica dice che il 27% dei bambini rimprovera i genitori stessi perché sempre chini sul telefono e i figli, guardandoli, a loro volta assumono via via lo stesso comportamento, senza contare i danni fisici. In media la nostra testa pesa intorno ai 10 kg. Ogni giorno per almeno 47 volte l'abbassiamo per controllare le notifiche sul nostro smartphone e per 2600 volte tocchiamo il telefonino controllando ad esempio mail e messaggi. Se questo vale per gli adulti, negli adolescenti le ore passate col capo chino sul telefonino raddoppiano. Cifre che portano a conseguenze fisiche e mentali. I primi ad essere colpiti oltre alla vista sono infatti il collo e la cervicale, che con una postura non corretta e la pressione del capo all'ingiù può influenzare negativamente umore e comportamento, dando luogo a stati di ansia, depressione e isolamento. Insomma, almeno un paio di volte al giorno spegnetelo questo smartphone, si può vivere anche senza.